trovati sul nostro canale OraTube. Ben ritrovati, siamo molto contenti che voi ci state guardando. Io sono Giulia. E io Edith. Giulia, sei in Mondovisione. Eh sì, hai ragione, è per questo che siamo così carichi. Ora proveremo a mettere in scena, in modo divertente, quello che è stato il lavoro di riflessione dei mesi scorsi. Esattamente, Edith. Dovete sapere che in questo percorso di catechesi abbiamo approfondito la figura dello Spirito Santo e dei suoi doni. Ci saranno dei ragazzi, che idealmente potrebbero essere ognuno di noi, che compiranno un viaggio, che poi è il viaggio delle scelte che compiamo ogni giorno. Questi ragazzi incontreranno il bene e il male, come ognuno di noi fa ogni giorno. Giulia, fermati un attimo. Ma non stiamo dicendo troppo? Mi sa che hai ragione, Edith. Lasciami almeno dire questo. È ovvio che in uno spettacolo si debba recitare. E mi sembra che ci siamo riusciti anche abbastanza bene. Ma ad un certo punto abbiamo voluto alzare un po' l'asticella e ci siamo detti, e se recitassimo come se non fossimo capaci di recitare? Davvero interessante, Edith. Quindi mi stai dicendo che i vari errori, le parti incoscette e le varie dimenticanze sono fatte volutamente? Tutte, non una di meno. Caspita, geniale, siamo andati oltre. Oltre, ancora oltre. Ma allora non aspettiamo altro tempo, signore e signori. Liberi di scegliere. Salve a tutti, mi chiamo Guido. Qualche ora fa, mentre mi lanciavo col paracadute, ho sentito suonare il mio cellulare. Guardo il display per vedere chi mi chiama. C'è scritto Dio. Fermi tutti. Dio mi dice. Guida, ho scelto te perché sei saggio e coraggioso e sei un mio grande amico. Devi guidare un gruppo di ragazzi in un viaggio impegnativo verso la montagna dello spirito. L'appuntamento era proprio qui, a quest'ora. Ma dove sono i ragazzi di cui parlava Dio? Ehi, siamo qui! Siamo qui! I nostri genitori ci hanno buttato giù dal letto prestissimo. Che barbari! Ci hanno mandato qui, comprato un sacco e zaino di spalla. Ma non ce ne danno spiegazioni. Cosa siamo venuti a fare qui? Ciao ragazzi, io sono Guida. E sono venuto per darvi tutte le spiegazioni che volete e per proporvi un viaggio. Un viaggio! E chi ti ha mandato? Dio. Dio in persona. Certo, Dio ci tiene molto a voi e vi chiamo a fare questo viaggio con me perché vuoi farvi un dono. È un viaggio bello ma anche faticoso. Incontrerete amici veri che vi aiuteranno e purtroppo anche nemici che cercheranno di ostacolarvi e alla fine Dio vi chiederà di fare delle scelte. Quali scelte? Se accettare o no il suo dono. Ma siamo obbligati a fare questo viaggio e alla fine siamo obbligati a scegliere il dono. Ragazzi, il bello sta proprio qui. Quando vi hanno battezzato, nessuno ha chiesto il vostro parere, ma adesso siete grandi e intelligenti. Potete accettare il dono. Quale dono? Lo capirete strada facendo, così potete scegliere. Ma per scegliere bisogna conoscere bene quello che si sceglie. Il nostro viaggio serve proprio a questo. Percorreremo una strada in mezzo a una grande foresta e dopo un lungo cammino arriveremo a una grande montagna. Lì abita il dono. Bene, allora partiamo! Attenti però, lungo la strada incontreremo 7 amici, ma anche 7 nemici, che ci chiederanno di seguirli. Dovete capire quali sono gli amici, altrimenti non arriveremo mai alla montagna. Come va? E tu chi sei? Mi chiamo Sapienza e per spiegarvi chi sono comincio con una domanda. Quando incontrate una persona, come fate a giudicarla? Guardiamo se è bella o brutta, simpatica, antipatica, vestita bene o male. Secondo voi, Dio, quando guarda una persona, come fa a giudicarla? Boh, forse guarda gli occhi, la faccia, guarda cosa fa. Dio guarda il cuore, la capacità di amare, la bontà e la generosità. E così, agli occhi di Dio, a volte le persone che a noi sembrano le più insignificanti sono le più grandi. Ma questo cosa c'entra con te? Io sono il dono della sapienza e se mi sceglierete come compagno di viaggio, vi insegnerò a giudicare la vita, le cose, gli avvenimenti e le persone con la mentalità di Dio, che spesso è molto diversa da quella del mondo. Ma per favore ragazzi, non ascoltate questa lagna. Eccomi qua.
E questo chi è? Mi chiamo Stoltezza, potete star certi che sono molto più simpatico di lui. Guardare il mondo con gli occhi di Dio è troppo faticoso. Se seguirete me, sarà lo spasso. Prenderemo in giro le persone semplici, deboli e tanto buonine. Noi saremo con i belli, i ricchi, i vincenti. Vi insegnerò a cercare sempre il vostro interesse, anche a costo di calpestare chiunque. Vi assicuro, vi divertirete. Guarda qui che bel gruppetto di ragazzi. Eccolo un altro. Ciao a tutti, io sono Intelletto. Il mio amico Sapienza vuole aiutarvi a conoscere bene Dio. Ma come si fa, direte voi, visto che non si fa mai vedere? Beh, è un Dio discreto. Vuole essere cercato, perché vuole essere scelto liberamente. Ma ci ha lasciato degli indizi. Per esempio? Le sacre scritture, la chiesa, i santi. Se mi prenderete con voi in questo viaggio, vi aiuterò a conoscere il modo di agire di Dio. Come lo fa e perché lo fa. Vi aiuterò a capire le sacre scritture con il cuore e con la mente e a scoprire la bellezza di essere suoi amici. Buongiorno, buongiorno. Sono Tusità. Raga, non ascoltate quello. Dite solo cavolate. Conoscere Dio è una grande fatica. Bisogna cercarlo e cercarlo e a volte non si fa trovare. Vi sembrerà lontano. È molto meglio fare come me. Altro che sacre scritture. Che noia. Passo la mia giornata a guardare la tele, reality e gossip su internet. Poi, la sera, vado in discoteca, bevo un po' di birra perché questo mi rilassa. Ragazzi, mollate questo viaggio e venite a bere con me. Salve ragazzi, se mi volete sono pronto a venire con voi. Aspetta un attimo, per quello che ne sappiamo potresti essere un altro di quei babà che abbiamo incontrato finora. Tranquilli gente, è Consiglio, una mia grande amica. Vi è mai capitato di dover fare delle scelte? Beh, ieri ho dovuto scegliere una maglietta. Intendo, scelte importanti per la vostra vita. Per esempio? Per esempio, se scegliere amici buoni o cattivi, se essere generosi o egoisti. E più avanti la scelta della professione, la scelta della vostra vocazione. Beh, a volte è proprio difficile scegliere. Beh, vi aiuto io. Se vi lasciate guidare e se mi chiamate in vostro soccorso al momento giusto, vi insegnerò a fare le scelte migliori per la vostra vita. Le scelte che piacciono di più a Dio. Vi insegnerò ad essere prudenti e avveduti per non cadere in errori che vi farebbero infelici. Salve ragazzi! Siamo avventata e sprovveduta, amiche inseparabili, sempre assolutamente trendy. Venite con noi, non con Coniglio. Coniglio? Consiglio. Che è una bella bella ragazza. Ma troppo troppo seria. Riflette troppo troppo. Noi quando c'è da scegliere prendiamo sempre la strada più comoda. E chi se ne importa della volontà di Dio? Vogliamo fare solo quello che ci piace. A volte finiamo di qua in per dimenticare. Andiamo a bere, ci facciamo un goccetto da disco con ottusità. La conoscete, vero? Circolare, circolare, fate spazio! Io sono Fortezza. E cosa ci regali? Vi regalo la forza per resistere a quelli come avventata e sprovveduta, che sono molto attraenti, però sono tentazioni pericolose che possono sembrarvi belle e luccicanti, ma alla fine vi rendono vuoti, tristi e a volte vi cacciano in grossi guai. Nei momenti di fatica, di dolore, chiamatevi sempre e io vi aiuterò. Bla bla bla, ma quante storie vi racconto quelle di là. Quanto vorrei essere a casa mia a far nulla. Lei e i suoi amici vi propongono fatica, sacrificio, forza. Ma quale fatica, ragazzi? Aprite gli occhi! Oggi il mondo vi offre ogni possibilità per non fare fatica. La tecnologia e il progresso ci risparmiano tutti i sacrifici. Ci vuole un bel cretino per andarseli a cercare. Fate come me. Prendetevela comoda e cedete ad ogni tentazione. La vita offre tanti piaceri. Coglieteli al volo! Certo, a forza di vivere così comincio ad annoiarmi e qualche volta mi domando che senso abbia la mia vita. Prendo solamente e non do nulla a nessuno. Certo, potrei anche cambiare, ma... No, troppo faticoso. Chi mi ama mi segua! Se vuoi, ti aiuto io. Certo che è sorprendente il livello di intelligenza a cui è arrivato l'uomo moderno di oggi. A volte mi sembra di essere quasi un dio, capace di manipolare il DNA, curare malattie gravissime e costruire torri altissime, altro che torre di Babele, ed esplorare pianeti nuovi con sonde tecnologiche. Molti si chiedono se c'è ancora bisogno di Dio.
e pensano che l'uomo sappia benissimo provvedere a se stesso da solo. Ma quante malattie non sa ancora curare, quanti guai sulla natura ha prodotto il suo progresso e non è ancora riuscito ad eliminare il dolore sulla terra. Ma chi è che parla? Ah, siete voi ragazzi, mi avevano avvertito del vostro arrivo. E tu cosa ci insegni? Io sono scienza e vi aiuto a capire che il sapere umano è una cosa bellissima, ma incompleta e pericolosa, se non opposta ai piani di Dio. Quando l'uomo diventa superbo, sorgono realtà pericolose, come l'inquinamento, lo sfruttamento dei paesi poveri, l'aborto, l'eutanasia. Io insegno alla conoscenza umana ad essere umile e a riconoscere che c'è qualcosa di molto più grande che va oltre le capacità dell'uomo di capire. E questo qualcosa, o meglio qualcuno, è l'assoluto Dio. Ma che stupidi vergini vai dicendo, l'uomo è quasi uguale a Dio, anzi, non ha mai avuto bisogno di lui. L'uomo è il signore dell'universo e le sue capacità non si sono ancora espresse totalmente. Ma manca poco e allora il tuo Dio non servirà più a nessuno. Ah, a proposito, io sono Presunzione. Scrivo testi scientifici, libri di filosofia, articoli giornalistici su tutte le migliori testate del globo e vado dicendo a tutti che Dio è morto. Leggete i miei libri e vi convincerete. Salve ragazzi, io sono Pietà e anche io vorrei farvi il mio regalo. Se volete accoglierlo, vi regalerò un cuore che vi farà sentire amati teneramente da Dio. Allora non vi sentirete più servi timorosi, ma figli amatissimi. Vi aiuterò a ascoltare la sua parola e ad essere sempre pensati da lui, come veri figli, vi sentirete tutti fratelli. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Date retta a me, sono il Signor Solitudine. Siete soli, tutti soli, non c'è nessun Dio che vi ama o pensa a voi. Siete nati per caso e la vostra vita finisce nel nulla. Ecco ragazzi, siamo giunti all'ultimo incontro. Finora avete scelto i compagni giusti e il nostro gruppo si è arricchito. Ora attenti a fare l'ultima scelta, così potremo arrivare alla meta. Fin qui siamo stati in gamba. Ora dobbiamo capire chi fra i due è il vero amico. Io sono Tomas di Dio. Io sono molto amica di Pietà. Vi aiuto a capire che Dio è grande e sempre presente nella vostra vita. Vi aiuto a volergli così tanto bene da avere molto dispiacere di offendere con i vostri peccati. Vi insegno a lodarlo, ringraziarlo, adorarlo e rispettarlo ed avere molta fiducia nella sua giustizia. Ehi là, io sono Indifferenza, basta con questa storia dei peccati, i peccati non esistono più. Ognuno deve fare quello che crede meglio, non siamo liberi e poi non ha nessuna importanza se Dio non esiste. E cosa gliene importa di noi? Lui sta lassù, se c'è, e non si scomoda a preoccuparsi di noi e tantomeno dei nostri peccati. Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio. Ora incontreremo lo Spirito Santo che abita qui. Sono stato rappresentato in tanti modi. Il vento, il fuoco, forza che trasforma. La nube e la luce che rivelano la mia potenza. La colomba, l'acqua del battesimo, l'olio della cresima. Sono lo Spirito Santo che avete ricevuto nella cresima. Vi ho chiamati per offrirvi la possibilità di vivere bene e di far vivere bene anche altri. Io sono il dono dei doni. Da me nascono tutti i doni che avete incontrato lungo il vostro cammino. Io sono una persona della Santa Trinità. Sono lo Spirito di Dio che resterà sempre con voi. Mi chiamano Paraclito, che vuol dire colui che è chiamato in difesa, colui dal quale si cerca consolazione. Affinché io possa venire da voi dovete chiamarmi, conoscermi, cercarmi e io verrò e starò sempre con voi. Ancora più di prima tocca a voi essere responsabili delle scelte che, con lo Spirito, possono rendere il nostro mondo migliore. La nostra storia sta per finire. Abbiamo capito tante cose lungo il cammino. Abbiamo conosciuto i doni e il nostro cuore è stato toccato. Ora vi chiederete, cosa decideranno i nostri eroi? Per la risposta a questa domanda, chiedeteglielo direttamente voi quando vi ritroverete a casa. Quando vi confronterete, pregherete gli uni per gli altri. Lo vedrete dalle loro vite e dalle vostre vite. Lo vedrete se saprete portarvi gli uni nel cuore degli altri.